Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigne e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Sono stati illustrati in aula gli atti finanziari con nota di aggiornamento al DEF e prima variazione del bilancio del Consiglio. Polemiche, le opposizioni. In tempi molto rapidi è arrivata la variazione di bilancio, il Consiglio regionale e le commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi. Una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della Regione Toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa appunto ai fondi FEASR, FESR e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione che si affiancano a una serie di interventi. Puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie, quei contesti. Nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Un bilancio importante, abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e la, le relative variazioni e defre. Era doveroso perché i comuni aspettano risorse dalla regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante. Altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la canalizzazione della versione di del bilancio, secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori. Anche richieste che noi avevamo fatto, penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai Tartufai, penso alle viabilità, a questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa, 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo, perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. È quasi impossibile da valutare come nostro di aggiornamento perché eh, ci è arrivato due giorni fa con il, la preghiera di eh, licenziarlo entro la pausa estiva dei lavori per eh, motivi di massima urgenza e questo ovviamente una volta lo puoi concedere, basta che non diventi prassi, però... Eh, Diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nostra aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte, eh, considerazioni veramente superficiali. Il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tranvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana. che È una follia, è un'infrastruttura un che a Firenze ha canterizzato la città per 11 anni per collegare ancora oggi un terzo di città la Vogliono proporre come metodo di collegamento tra Firenze, Prato e Pistoia? Cioè, forse nel 2090 con questi ritmi avremmo un sistema di collegamento. Quindi, un documento che dice poco o niente. È una valutazione assolutamente negativa. Guardate, lì dentro, dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano delle variazioni di bilancio, non c'è niente che ci porti a votare a favore, non, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della regione toscana, è una legge mancia, le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono, ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali, pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale... Sì, è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della regione toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. E allora ci domandiamo come possono essere aiutate le imprese in un momento così difficile. Convintamente contrari perché innanzitutto c'è stata buttata letteralmente. Mente, eh, addosso proprio a, ri, a breve distanza dal documento regionale eh, di finanza e da molti altri atti corposi. E chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo eh, con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. E per esempio ci aspettavamo di più per i PEZ, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle, eh, con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. Ha Approvato anche il rendiconto finanziario 2020 che ha fatto registrare un miglioramento costante. Vediamo. Il 2020, ovviamente, è stato un anno segnato da una particolarità che è quella appunto della pandemia, che ha determinato pesanti ripercussioni non solo sul versante della sanità, ma anche su quello economico. È stato anche l'anno dell'avvicendamento, ci sono state le elezioni, si è passato da un'amministrazione. Ad un'altra, ecco, ciò nonostante, è la stessa Corte dei Conti a eh, certificare che la Regione Toscana ha retto bene dal punto di vista finanziario. Un dato su tutti è quello del risultato di amministrazione che fotografa lo stato di salute dal punto di vista finanziario appunto, della, della Regione Toscana. Il dato è di un positivo per 97 milioni. Un dato positivo che non si registrava da quasi dieci anni, quindi è un elemento anche eh, di gratificante e rassicurante rispetto ad un equilibrio finanziario e un pareggio di bilancio che la regione toscana mantiene. Ma se vogliamo anche dare una sottolineatura politica a questo rendiconto, andando oltre anche i meri dati contabili e di bilancio, vorrei dire che questo è avvenuto mantenendo inalterata la pressione fiscale, quindi i toscani non hanno anche eh, per il 2020 sopportato aumenti di imposte e tasse, c'è stato un incremento degli, degli investimenti, c'è stata un'attenzione sulla gestione anche delle principali partite, quella del personale ad esempio, quella patrimoniale. Rendi conto, si è chiuso con un utile formale di 97 milioni, in realtà c'è un disavanzo complessivo di quasi 1 miliardo e 700 milioni. In diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma comunque, come ha ricordato anche la Corte dei Conti nel giudizio di parifica, si tratta comunque di un disavanzo eh, molto rilevante. La Regione Toscana ha problemi di organizzazione dal punto di vista del personale, ha problemi di trasparenza, ci ha detto la Corte dei Conti, anche dal punto di vista soprattutto della spesa sanitaria, con una moltiplicazione di capitoli che non consente di capire bene tutto il flusso di denaro dove va e dove viene impiegato. Sono numeri importanti che la Commissione controllo ha esaminato approfonditamente e eh, nell'esprimere a maggioranza naturalmente eh, parere favorevole ha anche raccomandato al Presidente Giani che si è voluto tenere la delega al bilancio di essere presente ai lavori delle commissioni perché è opportuno fare anche delle valutazioni politiche su dove eh, la Regione deve andare, per leggere eh, in retrospettiva i numeri, perché eh, attraverso il controllo di gestione si può capire naturalmente l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della Regione. E quindi eh, la Commissione ha anche raccomandato, in un periodo di fortissima compressione dei tempi, l'invio dei materiali e la possibilità per le Commissioni di lavorare al meglio nell'interesse dei cittadini in aula continua a tener banco il tema della FIPLI e delle infrastrutture viarie le opposizioni lamentano disagi la maggioranza risponde di aver operato tempestivamente eh, devo dire soddisfatta anche dell'approvazione del nostro atto collegato alla comunicazione dell'assessore Baccelli e la mozione del PD che è stata approvata eh, nello scorso Consiglio e che chiede, oltre ad aver accolto le, le, i progetti eh, della Giunta regionale, chiede però che con quegli strumenti si, si realizzino interventi e investimenti definitivi sulla FIPILI, al di là del modello di gestione, di avere una società in house che si occupa delle strade. Ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità, e la ma anche la qualità degli investimenti. Come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPLI sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio, pensate. E l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento. Quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti, forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico. Quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio-lungo periodo per quella strada, non soltanto volto a rappezzare di volta in volta e intervenire sulle urgenze. Un dato è sicuramente certo, che sono stati spesi centinaia di migliaia di soldi pubblici di fatto per eh, come dire, cercare di alleviare quella che è una situazione di deficienza strutturale di un'opera che però è strategica, che ad oggi non ha neanche ricevuto il, il bollino di opera di interesse nazionale, perché questo è il vero problema. Noi eh, purtroppo scontiamo una sostanziale difficoltà nella sovrapposizione di competenze tra Regione e Città Metropolitana, che non agevola eh, gli interventi, che sono spesso fatti in sommorgenza spesso anche disponendo di eh, risorse importanti. Il caso della frana è stato emblematico, 4 milioni di euro per risolvere un problema che di fatto però si scontra con la fragilità di un territorio. Quindi di fatto eh, è un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera. Non sappiamo se ci saranno adeguamenti, non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza. Quindi è una situazione di, di incertezza. Che però invece eh, l'unica cosa certa è quella del traffico, è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti. È emerso quello che speravamo non emergesse: ovvero, che sulle strade di grande comunicazione in Toscana i cittadini per ancora mesi, se non addirittura anni, come per quello che riguarda la Siena Grosseto, avranno a che fare con cantierizzazione e con lavori infiniti. Eh, abbiamo parlato di conclusione di lavori per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno alla fine di settembre, il che significa che tutta la stagione estiva è compromessa. Tra Firenze e Siena sull'autopalio addirittura otto mesi ancora di lavori, sulla Siena-Grosseto anni perché ancora non è partita la gara d'appalto per i lavori di alcuni lotti quindi si parlano ancora di anni di, di, di attesa. Un investimento massiccio per permettere ai mezzi pesanti di poter utilizzare l'autostrada anziché la Firenze-Pisa-Livorno. Quindi la Regione, in accordo con l'autostrada, pagherebbe il pedaggio ai mezzi pesanti per convincerli ad utilizzare l'autostrada. Se si vanno a fare conti con i numeri alla mano, la Regione Toscana investe 75 mila euro, sono circa 500 euro al giorno. Ovvero la somma che serve a pagare l'autostrada tra Firenze e Pisa a 34 camion. Peccato che ogni giorno sulla Firenze e Pisa Livorno ce ne passino 5.400. In tre anni la Regione Toscana ha messo sulla FIPILI 43,7 milioni di euro. Dove sono finiti quei soldi? Cosa si è fatto con quei soldi? La viabilità è migliorata o peggiorata? Chiedetelo a chi la fa tutti i giorni, chi sta due ore in coda, chi ancora oggi, a causa di una frana, è rallentato da oltre due ore. Un anno fa ci sono stati lavori ininterrotti per otto mesi. Chiedevamo da oltre un anno e mezzo di fare i lavori anche di notte, finalmente ci hanno ascoltato e cominceranno a farli di notte. Ma quella è una strada che va non soltanto rifatta, va completamente cambiata perché è un'arteria fondamentale. Siamo contrari al pedaggio. Questo lo diciamo molto forte in termini molto chiari. Se verrà portato una nuova gabella per i toscani, sia per le auto private o anche per i TIR, ma perché penalizzare gli autotrasportatori che quella strada la fanno? Perché quella strada serve un distretto che per la nostra economia vale il 3% del PIL interno lordo della regione Toscana, che è il distretto conciario di Santa Croce, un distretto fondamentale in termini economici e in termini occupazionali. Perché dobbiamo penalizzare le imprese che lavorano lì? Per noi quello che è evidente è che ciò che manca alla FIPILI che è sempre mancato, è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi, finanziamenti, appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della Regione toscana non bastano, l'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al Governo nazionale. Sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono, piuttosto moltiplicherà le poltrone, cosa che eh, sembra essere uno degli interessi principali eh, di questa Giunta in questa fase iniziale, in questo primo scorcio di legislatura.